Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Lupo del Tubo, questo è il video che non avrei mai voluto fare su Gran Turismo 7. Come vi siete accorti, nelle ultime ore, a partire da ieri 17 marzo, dalle 10 del mattino, i server sono in manutenzione, quindi è impossibile giocarci. Praticamente tramite la patch, l'ultima, la 1.07, oltre a varie migliorie e modifiche, risoluzione di alcuni problemi bug del gioco, purtroppo qualcosa deve essere andato storto perché stanno avendo problemi con il completamento e l'implemento dell'ultima patch correttiva, a quanto pare ha creato più problemi che altro. Il gioco infatti non è possibile giocare in nessun'altra modalità se non quell'arcade, dove un po' come succedeva in GT Sport, modalità giocatore singolo, si possono scegliere le piste, le auto, alcune concesse in prestito dal gioco e altre si possono cambiare. Possiamo scegliere le nostre soltanto nella modalità prova tempo. Avremo tutte le nostre macchine, ma prive di tutte le livree e colorazioni che abbiamo creato. La nota dolente è questa, quello che non avrei mai voluto dire, stanno incominciando a rompere un pochino le palle, perché tramite l'ultima patch che va a correggere degli errori nel codice di gioco hanno modificato i premi che si vincono a fine delle gare e dei tornei, li hanno modificati in negativo, quindi adesso, quando il gioco sarà di nuovo fruibile, preparatevi perché da gare dove si guadagnava 65.000 a fine torneo, adesso se ne guadagneranno 40 o 35. Questa cosa sì, fa storcere il naso. È una caduta di stile da Polyphony in collaborazione con Sony, perché ci hanno messo le mani tutte e due. Abbassando i premi, cosa succede? Abbassando i premi in denaro, le auto sono sempre molto costose, sempre più difficili da comprare, e questo metodo favorisce le microtransazioni. Il gioco non è sicuramente un pay for win, perché anche se comprate una macchina potente, gli avversari saranno sempre livellati. Però siccome è un gioco che punta molto a collezionismo, quindi a comprare le auto che più ci piacciono, e quelle che più ci piacciono sono la maggior parte delle volte le più costose, adesso ci vorrà il triplo del tempo per completare la nostra collezione, insomma. Questo metodo maledetto e infido favorisce le microtransazioni, quindi parliamo di soldi veri. Si parte da 2,40 € per un 100.000 fino a salire a sganciare veramente i centoni per farsi un sacco di soldi e avere le macchine che vogliamo. Insomma, questa cosa qua non me la sarei sinceramente mai aspettata da un gioco come Gran Turismo, da una concezione di Yamauchi, anche perché sì, le microtransazioni erano presenti su GT Sport, ma le auto le pagavi al massimo 2,50 €, anche la più costosa potevi pagarla 2,50 €. Invece qui i soldi si va a salire da 2 € fino ad limitum, insomma, fino a quando ce n'è si può spendere. Questa cosa non mi piace. Io spero che, oltre a me, ovviamente la community è molto indignata di questo metodo così da mercataro che hanno implementato nella concezione di Gran Turismo. Spero che questa caduta di stile e comunque i reclami e l'insoddisfazione della community si faccia sentire e magari li riporti sulla retta via, dato che il gioco non è un free to play dove bisogna spendere per progredire, ma la cosa bella è guadagnare i soldi nel gioco. Però abbassando i premi, per forza di cose, uno poi va a caricare 10-20 € per comprarsi la macchina che vuole. Anche perché il mercato delle auto rare è a rotazione, quindi se compare un'auto che ci piace, ma non abbiamo i soldi in quel momento, dopo 2-3 giorni scomparirà e ne appariranno delle altre. Questo è un metodo che fa molto leva sulle microtransazioni ed avere i soldi subito, e l'unico modo è pagare con soldi tonanti e non crediti di gioco. Questo video non l'avrei mai voluto fare, purtroppo questa è la realtà dei fatti, bisogna anche dire il bello e il brutto tempo quando capita. Quindi ragazzi, per oggi le notizie su Gran Turismo finiscono qui, se ci saranno degli aggiornamenti cercherò di portarli in modo più repentino possibile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti fatelo subito, cazzo. Ci vediamo alla prossima, saluto a tutti, Lupo del Tubo.